bentornati su Bene Italia, cari telespettatori e telespettatrici. Siamo a Glocandia, nella bottega etica di Via Colombo 63, per presentare il progetto natalizio che la cooperativa propone quest'anno. A raccontarci che cosa accadrà abbiamo Lorenzo e Alice Vallo. Benvenuti a tutti e due innanzitutto. Volevo sapere, Lorenzo, di che cosa si tratta quest'anno il progetto. Allora, da 5 anni a questa parte Glocandia si occupa della realizzazione di progetti per le realtà in difficoltà, sia a chilometro zero, quindi nelle vicinanze della nostra città, che invece a livello globale nel sud del mondo. Quest'anno il progetto si chiama Una bici per la libertà. E in che cosa consiste il progetto, Alice? Allora, il progetto consiste nella realizzazione di un cestino con prodotti del commercio ecosolidale e prodotti di artigianato all'interno della bottega. La realizzazione di questo cestino e il ricavato verrà devoluto per acquistare delle biciclette per i profughi di Coassolo, piccola realtà vicino a Torino. Perché proprio la bicicletta come acquisto tra i tanti mezzi di trasporto che ci sono? Beh, la bicicletta è il mezzo d'eccellenza a impatto zero sull'ambiente ed è anche uno dei mezzi di trasporto usati nella realtà quotidiana delle varie città. Ad esempio a Coassolo, ad esempio, il supermercato, la scuola più vicina dista 5 km, quindi sarà un mezzo molto comodo per loro e ovviamente anche ecosostenibile. Che cosa possiamo inserire all'interno del cestino natalizio? Allora, nel cestino natalizio possiamo mettere dei prodotti ecosolidali, prodotti con altri progetti e dell'artigianato che troverete qua in bottega. Vi proponiamo adesso un esempio del cestino che Glocandia propone, con prodotti del commercio ecosolidale come tipo i torroncini di Libero Mondo, una realtà di Brache e Rasco in Piemonte, dove ragazzi tolti dalle strade, dopo aver preso una qualifica in arte bianca, realizzano questi prodotti dolciari. Lo zafferano e il tè di Altro Mercato, che tutti conosciamo, l'economia solidale carceraria, quindi prodotti realizzati dai carcerati, l'olivetum, che è realizzato da una cooperativa, la Fraternità, che lavora con persone disabili, e i cioccolatini modicani e altre specialità di Modica realizzate dalla cooperativa Don Pugliesi, che si occupa delle case di carità e quant'altro. Potete trovarci tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 con orario continuato da qui fino al 24 di dicembre. Ci trovate anche sul sito internet www.glocandia.it e anche su Facebook.